C'è amianto al Covid Hospital? Così pare, se è vero come è vero, che esiste una delibera con la quale, per pochi spiccioli, si punta a rimuoverlo. A denunciarne la presenza fu Domenico Pettinari. Tuttavia, racconta, rimediai solo accuse di allarmismo. E ora? Io sono profondamente arrabbiato ed indignato perché vi ricorderete un anno e mezzo fa io scoprì, dopo un'interlocuzione corposa con la Regione Abruzzo, costrinsi a rispondermi ammisero che all'interno dei pannelli di tamponatura esterna dell'ospedale Covid vi sono fibre di amianto. Allora io chiesi immediatamente, prima di inaugurare l'ospedale, la rimozione delle fibre di amianto, come dovrebbe fare ogni bravo amministratore pubblico e come avrei fatto sicuramente io. Non mi hanno voluto ascoltare, mi hanno sbeffeggiato, mi hanno deriso dicendo che stavo facendo addirittura allarmismo. Non sono stato ascoltato e come sempre io faccio esposte alla Procura della Repubblica. Ho depositato l'esposto all'autorità giudiziaria, ringrazio l'autorità giudiziaria perché molto probabilmente ha fatto un lavoro di verifica e oggi che cosa scopro? Tre determine della ASL di Pescara che scrivono in maniera dettagliata, affidano lavori in urgenza di rimozione dei pannelli tamponatura esterni contenenti fibre di amianto, udite udite, per eliminare i rischi per la salute degli occupanti e quindi degli utenti e dei dipendenti. Allora, di fronte a questa cosa eclatante, oggi che mi danno davvero ragione, io pongo una serie di domande. Perché non è stato fatto prima di tagliare il nastro? Perché si è portato all'interno personale, dipendenti, tecnici e soprattutto utenti e pazienti, sapendo che c'erano tamponature esterne in amianto? Perché si fa oggi, a distanza di un anno e mezzo, in urgenza? E soprattutto perché si fanno tre determine? Non si poteva fare un appalto unico, una gara unica? Io non avrei mai spezzettato. E mi lasci dire, di fronte a queste cose, io chiedo le dimissioni del presidente della regione Marsiglio e dell'assessore Verì, perché di fronte a queste cose ci si dimette. Inoltre, aggiungo che nel dicembre 2020, sempre a seguito delle mie segnalazioni, è stato previsto un importo per la rimozione integrale di 468.000 euro. Oggi si fanno determine per 27.000 euro, quindi si sta intervenendo, mi viene da immaginare, su una parte parziale. Quindi io voglio che si faccia tutto e soprattutto si facciano verifiche ambientali e aeree nell'aria per vedere la presenza anche all'interno, che ho visionato e ho visto anche queste verifiche negli anni, non sono state fatte qua. Grazie a